Sto parlando di persone che sono diventate ricche, che sanno come fare, queste sono le regole che hanno applicato. Non sto parlando di tutti coloro che hanno avuto la botta di culo, quindi che hanno vinto la lotteria o che hanno ereditato. Ecco, parliamo di come fare i soldi e non di quelli che hanno avuto fortuna. Regola numero uno: sono imprenditori. Tutti i ricchi sono imprenditori. Poi magari c'è anche qualche dipendente, ma o sono dipendenti che guadagnano la provvigione, cioè hanno il loro fisso, poi un fisso spesso, ma tipo i venditori di auto, no? Sono così, hanno un fisso basso, però guadagnano molto ogni auto venduta. Ecco, o sono di questo tipo, o altrimenti quelli rarissimi che guadagnano veramente tanto, i grandi capi, i grandi amministratori delegati che sono dipendenti, ma comunque agiscono come degli imprenditori. Quei pochissimi, direi non più dell'1-2%, che sono dipendenti, guadagnano poco e sono diventati ricchi, sono degli accumulatori ed è una cosa che comunque funziona solo nel lunghissimo periodo e alla fine sono lo stesso imprenditori di loro stessi dopo che hanno guadagnato i soldi in maniera lenta. Regola numero 2: i ricchi investono nel lungo periodo. I metodi per investire sono sempre i soliti tre, sono gli immobili, la borsa e le aziende. Immobili sicuro, ma non si guadagna tanto, la borsa un po' meno sicuro, si può guadagnare di più, e le aziende, con l'azienda puoi raddoppiare il capitale in un mese, però comunque ci sono tutti altri rischi. E gli imprenditori fanno questa cosa, ma la vedono nel lungo periodo, e cioè non che comprano una cosa, la comprano, va, la posso vendere al doppio. Questa è la botta di culo, questa è la fortuna. Passavi da lì nel momento, era la persona giusta al momento giusto. Ecco, non è quello che si fa, bisogna pensare sempre nel lungo termine. Regola numero 3: i ricchi hanno pensieri positivi, non hanno pensieri limitanti. Quando c'è un problema, quando la mattina si svegliano e sanno che c'è una cosa da affrontare che magari non è facile, non pensano come mi va male, come sono triste, è tutto finito. No, pensano come posso risolvere questo problema. Poi magari non ci riescono, però il pensiero positivo è quello di vedere, di cercare di risolvere la cosa e non crogiolarsi nella negatività. Regola numero 4: i ricchi comprano attività e non passività. Non comprano la macchina nuova perché... io ho la famiglia numerosa, io quando giro con i miei figli ho bisogno di sicurezza, 12 airbag. Ma investono in cose che possono produrre altri soldi. Cioè prima si investe nella attività, cioè attiva, produce soldi, e poi dopo magari si compra la macchina bella, si fanno le vacanze, perché se si fa prima quella roba lì, i soldi sono via. L'attività poi bisogna fare in un certo modo, adesso non mi sto a dilungare. Attività sì, può essere il baretto che magari dovrai lavorare tutti i giorni, però al meglio è un'attività scalabile, quindi quando hai capito come funziona costruisci la piramide sempre più grande e dopo comprarti la macchina bella è uno scherzo perché guadagni un pacco di soldi. Numero 5: i ricchi usano la leva e l'indebitamento per costruire asset che producono. Oggigiorno è molto difficile lavorare con le banche, però questo è il tipico indebitamento per giocare con i soldi degli altri, no? Nel senso, io ho tanti soldi così, però magari me ne servono così, ecco, gli altri li prendo dalla banca o da qualcuno che me li presta. Così io ho rischiato tutto, però ho messo solo questi. E se ho un investimento, per esempio, che mi rende, non lo so, anche solo il 5%, se ci ho messo un quarto dei soldi, su quel quarto lì, il 5% è diventato il 20%. Capite perché l'indebitamento diventa una leva? Perché con i pochi soldi riesco a fare una percentuale maggiore. Regola numero 6, probabilmente la regola più importante. I ricchi spendono nei capricci quello che rimane dopo aver pagato spese fisse ed investimenti. I poveri fanno il contrario. Mi spiego meglio. Il povero prima paga le spese fisse, poi i capricci, la bella macchina, le vacanze, poi quello che rimane negli investimenti. E questa è la formula perfetta per continuare a girare sulla ruota del criceto. Mentre il ricco prima fa gli investimenti, poi paga le spese fisse e quello che rimane poi compra i capricci. È una bella differenza. E lo so che è difficile. È certo, se fosse facile sarebbero tutti ricchi e soprattutto se fosse istintivo sarebbero tutti ricchi. Non lo è, però questa è una cosa che fanno tutti i ricchi senza eccezioni, anzi soprattutto quelli che stanno cominciando a diventare ricchi. Numero 7, adesso io vivendo questa caratteristica dei ricchi o regola come tale, in realtà questa
è la base del tutto, è il riassuntino di tutto quello che ho detto fino adesso, cioè senza questa cosa non esiste tutto quello che ho detto fino adesso. E si tratta della rendita automatica, la rendita finanziaria automatica, e cioè se io riesco a produrre automaticamente vuol dire anche il 90-95%, più di quello che spendo tutti i mesi o comunque in un periodo prestabilito, mi sono automaticamente arricchito, perché non mi devo far più pensieri per i soldi, devo solo ogni tanto dare un'occhiata, gestire. Se riesci a ottenere questo rapporto, e cioè che i guadagni automatici sono più alti delle spese che tu tutti i mesi devi affrontare, bene, sei diventato ricco. Fatto.